cari cittadini, amici che ci state dando una grande mano di aiuto in questi momenti, in queste settimane. Vi ringraziamo intanto per aver avuto la possibilità, prima lista a Vittoria, di consegnare le 700 firme, anche se erano 400 quelle previste dal regolamento. La prima lista, Sinistra Unita, con Vendola, che consegna liste firmate da 700 cittadini vittoriesi per candidare a queste elezioni i nostri candidati, i 30 candidati che sfideranno in queste settimane i grandi cavalieri dell'Apocalisse che in questa città si stanno contendendo quasi la vita, si stanno quasi per giocare le case, per giocare tutto quello che hanno, perché vogliono per forza essere rieletti, anche se sono stati gli artefici di una politica scellerata che ora piano piano cominceremo a fare conoscere ai cittadini. 4 settimane ancora, cari vittoriesi, per poter in qualche modo ribaltare le sorti di questa città, che è una città piegata, è una città in ginocchio, è una città che sta conoscendo in questi anni, e non soltanto negli ultimi 5, come qualcuno vorrebbe farci capire, farci intendere, sta conoscendo un grande periodo di riflessione, di povertà. In tante case dei nostri cittadini sta entrando una parola che in questa città era quasi sconosciuta negli anni passati, la povertà. Molti cittadini si stanno impoverendo, molte persone che avevano le campagne le stanno abbandonando, molti produttori agricoli che campavano con i 5, 6, 7 mila metri quadrati di serre hanno dovuto vendere le loro proprietà per darle ai grandi latifondi che si stanno ricostruendo di nuovo dopo tanti anni, dopo tante battaglie. Dentro le campagne sta di nuovo arrivando il grande latifondo. Ci sono persone che da una parte si impoveriscono e sono tanti, e ci sono dall'altra parte poche persone che stanno arricchendosi a più non posso, stanno aumentando i loro capitali, stanno aumentando i loro affari, i loro commerci, i loro traffici, perché quando c'è crisi, quando c'è una crisi così profonda come quella che Vittoria sta vivendo e come quella che sta vivendo l'Italia intera, ci sono delle persone dall'altra parte che si impoveriscono e persone che da questa parte si arricchiscono con la crisi. E così sta succedendo anche a Vittoria, dove un commercio come quello dell'agricoltura è impoverito e indebolito da una struttura di tipo mercatale che non è adeguata rispetto ai tempi, che non è nelle condizioni di poter sopportare una pressione così forte. E noi stiamo assistendo sempre di più al fatto che 8 persone su 10 che ci incontrano in questi giorni, che ci parlano, con cui noi parliamo, ci chiedono il lavoro, ci chiedono di poter entrare dentro il mondo del lavoro, perché oggi il tema più forte e più incredibile che stiamo vivendo è la precarietà.